Lo stato di abbandono delle palazzine di Via Longo a Teramo torna in primo piano grazie alla protesta dell'associazione Inquilini e Abitanti dell'Unione Sindacale di Base e Centro Politico Comunista Sandro Santa Croce. 90 gli alloggi popolari, di cui solo 40 quelli abitati, tra molte difficoltà, e i restanti, che prima di essere assegnati, devono essere ristrutturati. Presente anche l'ex assessora al ramo, Ilaria De Sanctis. No, assolutamente, la situazione è peggiorata di tanto negli anni, praticamente si è lesa anche la dignità di chi abita questi quartieri, oltre che ledere la dignità chi vive l'emergenza abitativa a Teramo. Il problema dell'emergenza abitativa non è sull'agenda dell'amministrazione comunale, assolutamente, in quanto in questi 6 anni non abbiamo visto un'azione che possa portare a una soluzione dei problemi di questi cittadini. Ci sono state fatte tantissime promesse su dei fondi che potevano essere presi, l'ho detto anche prima, PNRR, rigenerazione, fondi di coesione e quant'altro, ma oggi la situazione è questa. Dobbiamo prenderne atto tutti. Gli infissi che sono da quando è stata costruita questa zona, quindi dal 1958, chi non l'ha potuti cambiare sono rimasti sempre quelli e quindi non si chiudono le finestre, i vetri sono quelli sottili, l'impianto idraulico che praticamente è sempre quello, quindi ci sono perdite dappertutto perché i tubi ormai sono marci. Ecco, le caldaie che sono quella mia del 99 e adesso praticamente sta dicendo basta, non ne posso più, non ce la faccio più. Ecco qui le tegole che si rompono, qua sono 3 anni che siamo con queste inferriate, quindi è una cosa bruttissima e anche guarda la dignità, ce l'hanno fatta mettere sotto i piedi perché non è possibile vivere in queste condizioni. Avete sentito tante promesse? Tantissime, tante promesse. Gian Guido mi prese sotto braccio qualche tempo fa e mi disse: non ti preoccupare, domani faccio venire i tecnici a vedere queste tegole, te le facciamo aggiustare. È passato più di un anno da questa cosa, ma io non ho visto nessuno. E niente, siamo proprio completamente abbandonati. Le nostre richieste, se andiamo giù negli uffici, non ci ricevono perché non ci sono o perché sono assenti momentaneamente. Io non so più cosa fare.